E ciao, ho ricevuto un messaggio da questo numero, sono il ragazzo del pacco da Napoli. Era un pacco per ufficio postale Viale Aldo Moro 100. L'hanno rifiutato. Ma dove ci possiamo vedere? Guarda, io adesso sono alla Marina Sacra Famiglia, qua sotto al ponte, qua a Olbia, se no ci possiamo vedere dove ti pare a te, mi mandi un messaggio con WhatsApp con la location, ti raggiungo subito. No, io adesso devo andare in zona San Nicola, in zona via Salvatore Pace. Aspetta, se vieni in quella zona. Ma quanto sta da Olbia? Quanto dista? Ah, a Olbia. Oh, meno male che adesso ho controllato dal computer, dico, ma fammi vedere. Madrasso, dai, dai, devo andare al Barito, zona San Nicola. Gnamini, dai! Dai, fighi. Oh, sto signore pure gentilissimo, eh? Madonna, oh, veramente, veramente, veramente gentile. Il direttore dice si è rifiutato di ritirare il pacco, dice t'ho chiamato. È il suo. Io quasi quasi, vedi, quasi quasi lo lascerei arto così. Sai? Allora, se deve gonfiare, questo è un 18 centimetri. Si deve gonfiare, sì. Io lo lascio alto così perché non è male alto così, no? E così sono sicuro che lei non sale. Sto qua. Grande acquisto, frate, grande acquisto. Il primo viaggio in assoluto in camper, Sardegna, 19 aprile 2010. Ho fatto la prima stagione a Porto Rotondo, ho lavorato là e poi quando prima di andare via, Laura, la mia amica, è lei che l'ha trovato questo coso e me l'ha regalato. Poste italiane, no, ancora no, ancora no. Mi trovo di nuovo a Viale Aldo Moro 125, vado a ritirare la zanzariera, vediamo se è arrivata. Beh, non sta qua, non sta qua, non sta qua. Dice torna domani e dopo le 10:30 però Amazon c'era scritto su Amazon, c'era scritto consegna garantita, c'è scritto su Amazon, però ovviamente una volta che arrivo qua in Sardegna non so cosa accade. Destino crudele che mi devono entrare ancora le mosche, le zanzare e le vespe. Le 14:22.
Ammazza, che spettacolo, frate, Maracaibo! Più tardi non so dove vado, non so se torno, non so se rimango qua, continuo, non lo so, dopo vedo.